La missione di pace in Kosovo attraverso gli occhi di 15 ragazzi e ragazze. L'esperienza vissuta questa estate da un gruppo di studenti dell'Università LUISS di Roma, che stamane hanno ricevuto un attestato speciale, un riconoscimento per il percorso formativo che li ha portati, nell'ambito di una collaborazione tra l'Ateneo e lo Stato Maggiore dell'Esercito, a vivere nella base di stanza a PEC Belopolie, partecipando alle attività condotte sul terreno dai nostri militari, che hanno, in questo caso, svolto il ruolo di docenti d'eccezione. A consegnare loro i riconoscimenti il direttore generale della LUISS Giovanni Lo Storto, il generale Carlo Zontilli e il prorettore dell'Ateneo Roberto Pessi. È il modo più importante per mettere insieme teoria e pratica, quello che i ragazzi studiano, l'occasione di confrontarlo in un teatro reale in cui le cose avvengono, e per questo l'esercito per noi è stata una bellissima grande occasione. È una delle modalità dell'esercito italiano di essere al servizio della collettività nazionale, e poi serve ovviamente anche per far conoscere a questi ragazzi, che sono il futuro della nazione, quello che fa l'esercito quando è impiegato in questi teatri operativi. Sicuramente un'attività unica che la nostra università ci ha offerto insieme con lo Stato Maggiore della Difesa e in particolare con l'esercito italiano, sicuramente ci ha dato una preparazione per poter parlare di che cosa le nostre donne e uomini dell'esercito fanno nei teatri operativi con cognizione di causa, quindi possiamo veramente dire di aver toccato con mano il lavoro che tutte queste persone ogni giorno svolgono nei teatri operativi per garantire comunque la sicurezza di tutti noi, anche se è un posto lontano dal nostro vivere quotidiano, comunque fanno un'attività che è estremamente importante per ognuno di noi. Quindi ci ritroviamo arricchiti non solo professionalmente parlando, ma anche umanamente parlando, perché le persone, i militari che abbiamo conosciuto ci hanno trattato nel miglior modo possibile, arricchendoci con le loro esperienze e il loro vissuto all'interno della base, sia di Patch che di Pristina.